Buongiorno a tutte e a tutti, come va? Iniziamo una nuova settimana, speriamo bene. E allora, io oggi qui andrò a fare un'insalata di riso un po' più diversa dal solito. Sposto la sedia, diciamo che un pochino dietetica poco. Allora, io vieni con gli ingredienti. Io qui ho lessato 60 g di riso. Eccoli qua, è freddo, si è freddato e ora vado tutto ad assemblare. Qui ho una confezione di surimi, poi mi occorre un pomodoro, poi una carota tutta grattugiata, e ho preso il cuore del sedano, poi mi occorre mezzo cetriolo e un avocado, eccolo qua, già l'ho pulito, già l'ho aperto. Poi sale e pepe, olio quanto basta, andrò a mettere un pochino di zenzero e alla fine un pochino di maionese, ma poca. Allora, iniziamo a condire questo risetto. Iniziamo subito, io inizio dalle verdure. Allora, mettiamo questo pomodoro. Facciamo tutto a pezzetti. Chi piace l'avocado è un'insalata buonissima. Il riso ne ho fatto 60 grammi perché poi con tutto il condimento aumenta di volume. Mettiamo il sedano, sempre a pezzetti, l'ho lavato e l'ho sfilato, tolto i fili. Prendete sempre il cuore del sedano, è quello interno che è più bianco e meglio. Poi mettiamo il cetriolo, a me piace tantissimo il cetriolo. Si fa tutto a cubetti, poi mettiamo l'avocado e si fa tutto a cubetti. Ritaglio perché è troppo grande.
pezzetto. Io vado pazza per l'avocado. È buonissimo. Mangiarlo così non sa di niente, però condito. Io, come avete visto, lo faccio anche tanto con cetriolo, avocado, cetriolo, sale, pepe e limone. Anzi, devo prendere il limone, qui ho dimenticato. E mettiamo la carota grattugiata. Ora vado a tagliare i surimi, lo faccio tutto uguale a rondelle. Poi prendo il limone e andrò a mettere una spezzata di limone. Io una confezione la metto tutta, a me piace, mi piacciono molti i surimi, mi faccio pure soltanto questi conditi con limone, con sale e pepe, ho sempre la scorta nel congelatore. Oggi qui a Milano è una bellissima giornata di sole, si sta benissimo, le finestre aperte, non fa freddo per niente. Sta proprio bene. Allora, anche questo è fatto. Ora mi lavo le mani, prendo il limone. Prendi il limone, ecco qua, vado a mettere un po' di gocce che ci sta bene. Avete mai fatto riso, limone e parmigiano? Buonissimo. Ora mettiamo un po' di sale, il riso già l'ho messo, però nelle verdure e pesce non c'è riso, non c'è sale. Mettiamo il pepe. Ora mettiamo un po' di zenzero. Pochissimo, basta. Olio, vedete quanto ne uscirà fuori? Ora do una mescolata e poi vado a mettere la maionese.
spostiamo questo che non serve più. Guardate che bellezza. Qui fate primo, secondo e contorno, si fa tutto con questo piatto. Il riso è giusto, perfetto, lega tutti gli ingredienti. Ora vado ad assaggiare di sale, che poi ci dovete la maionese, che anche la maionese è saporita. Io spero di non avercene messo molto di sale. E assaggio, mettiamo un po'. Perfetto così, proprio perfetto. Ora metto un po' di maionese. Giusto per legare, questa è facoltativa, chi piace lo mette, anche senza. Per quello ho detto è quasi dietetica, perché essendoci la maionese non si può chiamare proprio dietetica. Ecco qua, quantità che ho messo, la maionese è giustissima, va bene così. Avete visto proprio la punta del cucchiaio ho messo, Mi sto legando perfettamente. Facciamo di nuovo l'assaggio. Mamma mia che bontà. Mangiamo adesso anche in tre persone. Perfetta. È perfetta. Allora, amiche, io ho terminato la mia ricetta. Eccola qua, ho terminato la mia ricetta. Guardate che bellezza, c'è tutto, tutte le sostanze, le vitamine. È una meraviglia, è buonissimo. Assaggiandola ho sentito un gusto perfetto. Bene, allora amiche, anche questa mia ricetta è terminata. Come hai visto, velocissima. E seguitemi sempre, vi do appuntamento alla prossima ricetta. Ciao amiche, andrò più vicino e vi faccio vedere ancora più vicino. Guardate che meraviglia, bellezza proprio, tutti questi colori fanno primavera, questi colori. Bene, ciao amiche, buona giornata.